Incanto e bellezza, insomma, un titolo che dice un po' tutto. Messa su questa attività da due giovanissime imprenditrici, ve le presento. Abbiamo Cristina Abratis, credo sia corretto è giusto. È Abratis, l'accentazione, e Silvia Alberti, ben trovate. Ciao. Grazie, Silvia. Ciao. Allora, io partirei proprio da quest'ultimo concetto espresso. Giovanissime, come nasce questa attività? Lo chiedo un po' a tutti, però per voi va, diciamo, doppio, perché siete giovani, non si dice l'età, però vi assumo che sono molto giovani. Insomma, mettere su un'attività come questa per conto proprio è impegnativo, credo, no? Diciamo che è partito tutto da un'esperienza lavorativa che abbiamo avuto insieme. Dopo tanti anni di gavetta abbiamo deciso di intraprendere questa strada da sole. Quanti anni di gavetta avete fatto? Allora, io ho 4, lei 6. Direi abbastanza. Direi proprio di sì. Mille giorni di te e di me, proprio. Altro che baglioni, credo siano sufficienti. E quando si sta appunto a fare la gavetta in questo settore, che cosa significa proprio? Facciamolo capire a la chi gavetta, non lo è del settore. Certo, la gavetta, essendo comunque un lavoro molto diffuso, comunque sfruttato, vuol dire lavorare magari tante ore, fare tanti sacrifici per qualcosa che poi in realtà non è tuo. Quindi condividi gioie e dolori di un negozio che però non ti appartiene. Quindi esatto. Una volta usciti da lì, sei uscito da lì, non è che qualcuno ti dice bravo, complimenti. Dove scommetto che se qualcuno deve prendere la zappa sui piedi, ce la prende. Giusto? Sì, più o meno. Sì. Ecco. E quindi insieme abbiamo intrapreso questa avventura. Quindi già di nascosto, sai, tipo, non so, quei film dove si sta incarcerati. Non ti preoccupare, Silvia, ti porto io fuori di qui. Così è accaduto, giusto? Ti porto io, non ti preoccupare. Ti salvo io. E allora vi siete salvate insieme e avete messo su questa attività, Incanto e bellezza. Io entro, che cosa trovo? Dai, facciamo parlare un po' anche. Dai, Silvia, ti va? Sì. Allora, facciamo trattamenti di viso e corpo, tutta l'estetica, da una ceretta a un massaggio, e facciamo anche unghie. Unghie si intende, guardate quanto sono bravo, o nail o ricostruzione unghie, ha detto bene onicotecnica, ho detto bene? Hai detto si benissimo. Dice così? Sì. Promosso, ragazzi, mi autopromuovo. Cioè, una volta che riesci a dire alla radio, scusa, onicotecnica, che sembra non scioglilingua, ma è finito, capito? Cioè, che sto a fare, anzi, levo le cuffie. Bene. Facciamo ricostruzione unghie, extension ciglia, extension capelli. Benissimo. Oh, mi dicevate, perché uno dà per scontato che è un luogo a tinte rosa, cioè dove vanno soltanto le ragazze. In realtà ci sono anche gli uomini insomma, che, sì, nel che chiedono gli uomini. Posso fare un po' di campanilismo? Ma che un po' tu, cioè, a parte l'extension capelli un po'. Vabbè, quella è un po' difficile. A me non fai i cover di George Michael, però. Però no, insomma, che ne so, pulizie viso, massaggi, cerette, un po' tutto questo. Benissimo, quindi ovviamente è un'area dove si esce trasformati in meglio. Ma soprattutto ovviamente è anche un'area di relax, perché c'è un clima allora, tranquillo. Lo sai tu, stavo per dire questo. Immagino, da quello che dicevate, ovviamente si scherza, ragazzi, a fare la cosa anche divertente, sia anche un'area, appunto, come dicevi tu, di benessere, di tranquillità, relax, in questo senso psicologico, sì. Anche perché anche a livello mentale, ma che scherzo, esci comunque con la mente libera, che sì, sei è un vero. Po' sulle, ecco, sulle nuvole, tra no, virgolette. No, è vero, ma generalmente quanto dura un trattamento? Quanto Un'oretta, quindi è l'ideale, sì. Veramente. Sì, per prendersi l'ideale. Un'oretta anche all'interno di una giornata. Non so, stavo provando a pensare se sarebbe meglio andarci la mattina, oppure se uno lavora durante la, se c'è una pausa. Dipende, in pausa dipende o alla dalla fine. Io ci andrei alla fine. Cioè, dipende dalla routine. Stacco tutto, sì. ma anche la mattina, quando ti appena ti svegli, vai la giornata tutta rilassata. Ma dipende che c'hai da fare durante la giornata. Invece stacchi dal lavoro, come a dire, ne sento più, non esisto più per nessuno. Spegni il telefono, no, vabbè. Però, certo, assolutamente. No, e dal punto di vista, quindi, anche proprio immagino della vostra accoglienza, perché i clienti poi in questi settori si affezionano, sì, sono certo. Abitudinari, anche perché ritornano. È un ambiente molto familiare, nel senso noi abbiamo anche un angolo tisane, un angolo caffè, quindi arrivano, hanno i loro biscottini, le cosine. Perfetto. Perfetto, le coccoliamo con l'inverno poi. Sì, capito. Ancora meglio. Tanto,
è arrivato l'inverno, se è arrivato, dire. Eccolo, da cioccolata calda adesso. Infatti, ecco. Tisana. Tisane. E invece quest'estate non gli davate le tisane? No, vabbè, no, dai, così proprio a cattiveria. Cose fresche, succhi freschi. No, no, Coca-Cola no, che è gassata. No. Ah, certo. Ci sono le bollicine che i zuccheri. Vabbè, ma è bollicine. Vabbè, vabbè. Benissimo. Oh, quanto ci avete messo a mettere su un'attività del genere? Pochissimo. Nemmeno un mese. Nemmeno un mese, allora sì. Faccio pure io. Sì, però guarda, cioè, non dormivamo a notte, è stato un mese che ero un po' ansia. 24 ore su 24. Vabbè, tanto non faccio, non dormo uguale a notte, quindi non dormire per non dormire, scusate. Tanto vale. Benissimo, benissimo. Allora, a parte gli scherzi, ci troviamo a zona Grotte Celoni, naturalmente a Roma, via Riposto 52. Ragazze, quando è possibile venirvi a trovare? Allora, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 7. Poi noi facciamo orario continuato, ma tante volte abbiamo orari anche pure fino alle 8. Cioè, dipende sì, dalle 9. In questi casi, immagino, infatti, sì, assolutamente. Si intrattiene un po' di più. Sì, quindi abbiamo degli orari molto flessibili, diciamo. Bene, bene. Veniamo incontro molto alla nostra clientela. Infatti, no, ma si sente, a parte tutto, da come ne parlate, insomma, questo è il vostro mondo, vi siete formati, avete fatto una gavetta, parola che oggi a molti giovani, anche coetanei vostri, spaventa sì, un pochettino, sì, invece sì, pensate, per ottenere le cose bisogna anche un po' sudarsene, sai com'è? Sì. Bisogna fare gavetta, nel senso che bisogna sporcarsi le mani. Beh, credo che in questo settore sia un po' come i parrucchieri, no? È sempre in aggiornamento. Certo, perché cambiano le mode, cambiano certo, i trattamenti, in evoluzione, i bisogni. Va sempre avanti. Tra un po' arriveranno anche gli uomini e si faranno fare ricostruzioni unghie. Sì, sicuramente. Tra un po', è vicino. Cioè, anche noi ce le mangiamo, ragazzi. Capito. Io ringrazio Cristina Abratis e Silvia Alberti per essere state con noi, anche per averci raccontato questa storia che riguarda la loro attività, che sicuramente potrà servire da esempio e così da spunto a molti ragazzi, spero, giovani che ci stanno ascoltando. Grazie. Grazie a voi, mille. Buona giornata. Grazie.